Amici di YouTube, benvenuti. Oggi parliamo dell'ascesa e del declino di un fondo molto conosciuto, il Carmignac Patrimoine. Cominciamo col dire che Carmignac è una boutique per l'investitore perché è una società indipendente, nel senso che non fa capo a nessun gruppo bancario. È una società privata fondata da due investitori francesi. Sul loro sito si legge anche che è una società audace, nel senso che Fanno scelte di investimento coraggiose, nel bene e nel male si distinguono dalla massa. E questo è stato un vantaggio per molti anni, ma uno svantaggio negli anni successivi per un motivo preciso che vedremo. Edouard Carmignac e eh, Eric Elderlé sono state le persone che, 30 anni fa, esattamente nel 1989, hanno creato questa società che oggi è diventata molto importante nel panorama europeo della gestione del risparmio. Fino al, mille, eh, fino al 2008, scusatemi, Carmignac non lo conosceva quasi nessuno. C'erano poche società che vendevano i prodotti Carmignac, soprattutto il fondo Patrimoine. Ma il 2008 l'ha portato sui eh, principali giornali e ha attirato l'attenzione. Perché mai? Cosa è successo in quell'anno? Beh, è fallita la Lehman Brothers e i mercati hanno perso circa il 50%, un pochino tutti. Tutti i mercati e tutti i fondi. Mentre in quell'anno carmignac è riuscito a crescere dello 0,01%. Ora, in un altro contesto, una crescita praticamente nulla sarebbe stata un'offesa a chi investiva, ma voi capite che di fronte a un crollo del 40%, avere una più 0,01% sicuramente ha acceso i riflettori della stampa. E Carminac è diventata una rockstar nel senso che eh, ha iniziato a essere collocato da tantissime banche che hanno pompato questo risultato raccogliendo molto denaro. Però lì si nascondevano già i germi della fine, perché se Carmignac era gestito in un certo modo fino al 2008 ed era un fondo piccolo, diventando molto grande ha perso il tocco di Remida, nel senso che i gestori non hanno più potuto... Fare quella, avere quella libertà di manovra che ha permesso al fondo di sovraperformare negli anni precedenti, sempre che ben inteso non sia stata anche un colpo di fortuna la performance precedente. Carminat Patrimon è un fondo bilanciato, moderato, globale. Questa è la classifica del fondo, vuol dire che normalmente può investire un 50% delle sue disponibilità in azioni e un 50% in obbligazioni. su Morningstar ne trovate 10 classi differenti. Questo vuol dire come Carmignax sia diventato veramente un fenomeno commerciale. Forte della popolarità del 2008 eh, hanno iniziato a creare diverse classi, poi hanno fatto anche un'estensione di linea per cui non c'è solo più il, il Patrimon 1, ma l'emerging Patrimon 1 e così via. Fatto sta che comunque la crescita delle dimensioni del fondo ha inficiato la qualità della gestione. Noi parliamo della classe A ad accumulazione di cui trovate in alto l'ISIN, che è quella più longeva. Questo ha un costo del 4% di ingresso che è scontabile, potete chiedere tranquillamente lo sconto al vostro bancario di fiducia, al promotore finanziario, chiamatelo come volete, o se doveste decidere di comprare il fondo, andare su un supermercato online come online Sim o come Funstore, di cui ho parlato anche in un altro video che trovate sempre sul mio canale YouTube. Quello che non è scontabile è il costo dell'1,85% anno di gestione. Mentre il primo è un costo visibile, nel senso che se pagate il 4% fronte di 100 euro investiti ne vengono messi a reddito 96, il costo annuo di gestione è un costo invisibile, nel senso che va a ridurre il valore quota. Ed è questa la ragione fondamentale per cui il Carmignac ha sbragato perché con mercati finanziari che offrono rendimenti molto bassi almeno sulla parte obbligazionaria, un 2% di costo è molto alto. Attenzione anche a questo aspetto: che esiste anche la classe E del Carmignac. Che qualche consulente privo di scrupoli vi dice: ti vendo questa perché ti azzero la commissione d'ingresso. Non è vero che te la azzera, perché la classe E non ha una commissione d'ingresso. Ma attenzione, ha una commissione di gestione che è del quasi del 3%, del 2,5 via. Quindi eh, il Carmignac E è come un bambino che corre con un sacco di cemento sulle spalle. Non riuscirà mai a generare performance. Se la classe A è in difficoltà, la classe E direi che è condannata in partenza. Per cui se proprio volete scegliere il Carmignac scegliete la classe A con l'azzeramento della commissione d'ingresso, ma state alla larga della classe E. Queste sono le performance che eh, non sono esaltanti perché, al di là del dato numerico, dove spicca nel 2018 ha perso quasi il 12%, quindi ha perso moltissimo per essere un bilanciato, nel 2017 non ha reso praticamente nulla, nel 2016 ha fatto un 4%. Ma la cosa importante non è guardare il numero in sé e fare un paragone tra quanto ha reso il fondo e cosa ha reso un portafoglio che investe nel benchmark del fondo, ovvero in quegli stessi mercati con cui il gestore si misura, senza però pagare quel costo eh, abominevole di gestione. Guardiamo anche un pochino il patrimonio di Patrimoine no? Bello questo gioco di parole. Eh, parliamo delle azioni, visto che è un bilanciato il portafoglio è diviso in due. La parte azionaria, come vedete dal Morningstar Style Box, è concentrato su aziende a larga capitalizzazione di crescita, ovvero a eh, società che hanno delle elevate aspettative di crescita degli utili. Questo può essere un bene, lo è, nelle fasi di crescita economica perché eh, il mercato tende a premiare questo tipo di realtà. È un problema quando il mercato e quando l'economia ristagna, perché eh, se gli utili, molte volte ambiziosi, non vengono rispettati, eh, le previsioni degli utili non vengono confermate, il, il titoli perdono. Il portafoglio è un tantino sopravvalutato, ma è questo è coerente col fatto che si tratta di società growth. In effetti il price earning è quasi 30, quindi eh, c'è da sperare che i titoli che ha in portafoglio in effetti poi eh, riescano a avere i tassi di crescita degli utili tali da giustificare un rapporto così alto. Il prezzo su valore contabile è quasi di 4, questo è veramente eh, una... Non dico evidente sopravvalutazione, ma una sopravvalutazione di una certa importanza. Non vuol dire che il fondo sia destinato a perdere, però questo è già un motivo per cui, nelle fasi di storno dei mercati come nel 2018, eh, il fondo ha fatto un meno 11. Parliamo delle obbligazioni. Il, il patrimonio è concentrato su bond brevi, lo potete vedere dal box qua sulla destra e su un merito creditizio medio-basso, ovvero i gestori non stanno prendendo un rischio di tasso, di durata, ma stanno prendendo sostanzialmente un rischio emittente. Il confronto tra il Carmignac e un portafoglio bilanciato 50-50 e -50 che potete fare con gli ETF, un ETF azionario globale e un ETF obbligazionario, che attenzione, sono gli stessi che rappresentano il benchmark del fondo, lo vedete qua. La linea blu è il fondo Carmignac. La linea azzurra è il fondo eh, Un patrimonio che ho creato io, che con due TF che ricalca il sottostante del, del fondo. Vedete come mh, praticamente c'è un tentativo di clonatura diciamo, del Carmignac sul portafoglio, eh, questo è evidente fino al 2015, però si apre una forbice quella forbice. E derivante soprattutto, sì, anche da scelte di gestione, magari attive, eh, ex post sbagliate, ma soprattutto dei costi. Questo è anno per anno. Di nuovo la, eh, la barra azzurra è il portafoglio 50-50 dei due TF che ho selezionato, mentre la linea blu rappresenta il Carmignac. Vedete come praticamente in tutti gli anni il Carmignac ha fatto peggio del portafoglio, che non è un portafoglio teorico, è un portafoglio pratico che voi potete replicare. Nel 2018, poi non parliamone, eh, il Carmignac ha perso effettivamente tanto per essere un fondo bilanciato. Qualcuno potrebbe dire, sì, però il Carmignac è meno rischioso. In realtà non è vero. Lo vedete dalla slide precedente, dove praticamente anche nei periodi negativi il portafoglio sottostante eh, ha perso meno del Carmignac. Ma se noi andiamo a vedere anche la volatilità, vediamo come su periodi non brevi, tipo 10 anni, il portafoglio bilanciato è un portafoglio che è meno rischioso paradossalmente dello stesso Carmignac. Qual è il parere? Beh, direi che eh, in qualche modo l'avete intuito, ma adesso io ve lo dico fuori dei denti: lasciate perdere Carmignac, non ne vale la pena. Comprate piuttosto un ETF azionario e un ETF obbligazionario in uguale misura. Avrete un portafoglio che vi costa meno, rende di più. Ed è meno rischioso. Se volete approfondire con dei tutorial video il tema del come investire, andate su segretibancari.com/slash investire. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.